uccellini freschi, fragoline di bosco, radicchio di scandicci donne. E scioglia l'attuga più tenera di Firenze, donne. E vo via. Pisellini freschi, c'ho il radicchio di scandicci, donne. Le ultime fragoline di bosco. La lattuga per il vostro marito. Wanda aveva gli occhi verdi e dentro una punta d'oro. I suoi capelli erano biondi. Io non riuscivo a dirle che l'amavo. Non sapevo nemmeno che si chiamasse Wanda. Fino ad allora non avevo frequentato piazze del mio quartiere, volti conosciuti da sempre. E mi era sembrato naturale voler loro bene, pensarle mie fidanzate e poi forse mie spose. Ma da alcuni giorni, mentre attraversavo il ponte per recarmi oltre Arno, alla tipografia di via Maffia dove lavoravo in quel tempo, avevo notato Wanda. Ed avevo capito subito, dalla gravità del suo sguardo, dal suo modo stesso di incedere, che lei era diversa da tutte le altre, che era la ragazza che avevo sempre vagheggiato nei miei sogni. Mi ripromettevo così ogni giorno di fermarla, di dichiararle il mio amore, ma senza riuscire a trovare mai il coraggio per farlo. Allora, quando tu parti? Domattina, Socecchi. E si va in Bassa Italia, nelle Puglie. Nelle Puglie? Oh, Arrigo, come t'hanno avanzato? Ma... guardalo, bellino. Tu mi sembri un birillo. Quando è Valerio? Valerio, ora te lo chiamo. Valerio! Valerio! Ma che tu dormi? E che c'è? Guarda chi c'è, c'è Arrigo. L'è venuto ciao, per salutarci. Ciao. Parte per la Naia. Poro mischero. Come tu stai? Da un po' di tempo Valerio non è più lo stesso. E mi arriva sempre tardi sul lavoro. Sarà innamorato. Yeah. Beato lui. Beh, stammi bene. Devo via domattina. Tra un anno toccherà anche a me. Ma un anno l'è lungo a passare. E tu inteso? Tu inteso, sai, l'altro giorno quando tu ti lagnavi di un essere ancora di leva. Ma che tu credi? E la sia proprio una bella cosa. Oh, via, Socecchi, ma che lavoro che sia? Non è niente. Niente? Mm? È un'esperienza come un'altra per far prima a diventare oro. Ridete, ridete pure, Nani, che la colpa la un NM in volta. Oh, di chi l'è, Socecchi? Boh, ognuno la pensa come vuole e non sono certo io a farvi cambiare idea, se le vostre convinzioni le son queste. Ma ai miei tempi, quando ero giovane... Altri tempi, Socecchi, altri tempi! Tempi liberi, nano. Non si possono di certo ripetere ora. Ciao, Clara. E che ti succede? Non ti fai vedere più? Che c'è qualcosa? Ma no. Che ti dispiace che ti abbia chiamato? E che c'è? Che a lavorare e a studiare nello stesso tempo si fa fatica. Non ho mai un momento libero. Se tu volessi il tempo, tu lo troveresti lo stesso. Ti sbagli. Sara, ciao. Clara.
Ora smettila, Valerio. Va a letto. Potrei dirti la stessa cosa. Devo consegnare il vestito domattina. Lei è la stessa, mamma. Anch'io devo finire la traduzione. E lei è difficile. Non ti posso aiutare, mi dispiace. L'è venuta a Riga oggi a salutarci. Va a fare il soldato. A prima vista non l'avevo nemmeno riconosciuto da come l'hanno conciato. Fra un anno toccherà anche a me. Lo so che questo discorso non tu lo vuoi sentire, ma l'è così. Tanto io starò via solo 3 mesi. Saranno troppo lunghi lo stesso per me. Una mattina ero lì sul ponte ad aspettarla, come sempre. Wanda tardava e io già non speravo più di vederla arrivare. Quando... Senta, è un'ossessione. Da un mese lei è diventato la mia ombra. Mi dica quello che mi deve dire e non ne parliamo più. Come? Non ha capito? Sì. Siate... Oh, che è sempre così cattiva. Mamma, che si dice? Se altro lo sapete che tu sia agli studi, fatelo dire dalla maestra, c'è apposta. Noi due ci mettemmo a ridere. Fu un modo di superare l'impaccio. Wanda si era appoggiata al parapetto e così feci io. Guardai il fiume. Era verde e alto. Sfiorava i finestroni dietro i quali lavoravano gli argentieri. Guardi quei due che vanno in canotto. Si vede che non hanno altro da fare. Io li invidio. Mi era sembrata la cosa più importante che le dovessi dire. Va mai al cinema? Qualche volta. Quando c'è la Garbo. Lei ha visto Anna Karenina? Io no. Beh, ora devo andare. Mi chiamo Wanda. Io Valerio. L'accompagno. Avevamo 19 anni. Lei viveva con suo padre. Lavorava già da un po' di tempo in quel negozio. Guadagnava 7 lire al giorno. Di là dal fiume, ma non sapevo bene dove. A mezzogiorno e sera passavamo ancora sul ponte. I giorni si riflettevano sul fiume che scorreva sotto i nostri occhi. Ormai era estate. Col soleone emergevano isole di ghiaia. La pescaia era asciutta e i bambini vi giocavano nudi tutto il giorno. Soltanto sotto il ponte l'acqua aveva un moto impercettibile, trasparente, che si vedeva il fondo. Ciao.
quante tu mi hai detto? Due o tre di salsicce? Tre. Dai il panierino. Si faceva colazione alla mescita di Via dell'Orto. C'era la polenta appena fritta. 4 e 5. Hai sbagliato. Ce ne facevamo fare 2 fette con la salsiccia fumante dentro. Lei la mangiava a piccoli morsi. Io la addentavo goloso. Mi rimproverava poi perché facevo tutto un boccone. 1, 2 e 3. Ah, hai toccato la riga lei. No, non è no, adesso tocca a me. Tu hai sbagliato. Sei sempre la solita. Adesso tiro io. Dammi. 1, 2, 3. Thank you.
sera, quando si indugiava, Wanda cantava. I gomiti appoggiati al parapetto, il volto incorniciato nelle mani, fissava il fiume cantando. Io le dicevo, amore, e la guardavo dolcemente. Ma lei non m'ascoltava. Tentavo allora un rimprovero. Vuoi più bene al fiume che a me. Era il 1938. I rossi spagnoli avevano perduto Brunete. Un marito aveva ammazzato la moglie. Il governo votava la legge sulla razza. Ma erano tutti fatti che passavano lontano da noi. Titoli di giornale. Per noi contavano le ore sul ponte, le passeggiate sui viali. E suo padre, che rifiutava di conoscermi. Lo convincerò, vedrai. Del resto non ha nulla in contrario. È soltanto perché siamo minorenni. E non ti credo. Sembra come se tu avessi un segreto. La verità è che non vuoi dirmi che tuo padre è contrario al nostro amore. Non vuole che io lo conosca. È così? No, non è così. Che si può? Buongiorno. Ah, sei tu? Arrivo. Yolanda, scendo giù io, eh? Come mai a quest'ora? Sai, stamattina ci sono stati i funerali di Corsini. Quando era successo? Ieri l'altro. Abbiamo chiesto mezza giornata di permesso alla fabbrica. Facendo passare un funerale... per un matrimonio. Appunto, mi chiedevo. Siediti. Ti offro da bere. Siediti. Che te lo ricordi, i Corsini? E come no? Alto, coi baffi. Come l'avessi davanti. Era uno dei nostri. Un sovversivo. Fu proprio lui a avviare Lorenzo alla politica. Come l'è stato? Sai, i 15 anni di galera sono tanti. Ormai l'era finito. Ridotto un cencio. È passato tanto tempo dai fatti del 21 che sapere così all'improvviso della sua morte mi ha sorpreso. È come tornare indietro nel tempo. Se apri bene gli occhi, Olga, ti accorgerai che le cose non vanno poi così bene come sembra. I giovani, quelli che oggi hanno 20 anni, non possono rendersene conto. Vengono educati in un certo modo. Ma la realtà è ben diversa. E prima o poi io ho paura che se la continua così, dovremo accorgercene per forza tutti quanti. Per carità, Alberto, non lo dire. No. Che pensi a Valerio? Valerio l'è tutta la mia vita, tu lo sai. Dalla morte di Lorenzo non ho fatto altro che occuparmi di lui. E non voglio perderlo. L'è naturale che tu gli voglia bene. Ma appunto per questo tu devi capire che Valerio gli è arrivato a un'età in cui è bene che sappia come le stanno effettivamente le cose. No. Non voglio che si occupi di politica. Lui no. Thank you.
Fai bravo, eh? Come l'era? L'era un po' fredda. Sei sola a aver fatto il bagno oggi. Asciugati bene, c'è vento. Vedi come sta bene il bambino? Bisognerebbe poterlo portare più spesso. Lo so, sarebbe bello. Magari anche una casina tutta per noi. Chi lo sa, col tempo, si può mai dire. A proposito, l'altro giorno il Corsini mi diceva che ci sarebbe la possibilità di presentarmi candidato come consigliere comunale alle prossime elezioni. Tu? Io? E che c'è di strano? In guerra mi sono comportato bene e questo al partito lo sanno. Piuttosto, non so se ne sarei capace. E come no? Tu lo metti in dubbio. Diventeresti una specie di sindaco, allora. Beh, proprio sindaco? No. Sarebbe bello se la nostra vita potesse cambiare un pochino. In meglio, dico. Soprattutto per lui. La politica ha distrutto tutta la mia vita. E me lo sono ripromesso il giorno che morì Lorenzo. Valerio no, deve restarne lontano. Pensare a vivere, a amare. Sai, Alberto, credo che sia innamorato. Ormai Valerio non è più un ragazzo, Olga. E quello che lui ora prova, io lo porto in me da sempre. Non hai ancora capito? Non posso, non posso. Perdonami, Alberto. Ma il ricordo di Lorenzo è ancora troppo vivo in me. Come quel giorno ormai lontano. Vedi, se io mi lasciassi andare, sarebbe come se lui morisse un'altra volta. E allora mi sembrerebbe di averlo dimenticato sul serio. Io ho sempre rispettato il tuo dolore, Olga, e il ricordo di Lorenzo. E la tua fedeltà alla sua memoria è la cosa che ti fa onore. Che ti rende ai miei occhi quasi irraggiungibile. Ma questo rispetto però non mi ha impedito in tutti questi anni di volerti bene. Ma anch'io te ne voglio. L'è proprio per questo che non dobbiamo sciupare questo sentimento. Legato al ricordo di qualcuno a cui abbiamo voluto bene. Con atti o pensieri di cui un giorno potremmo vergognarci. Sì, ti capisco. E non mi resta che andare via. Alberto, quando tu vuoi, un bicchiere di vino e un piatto di minestra per te ci saranno sempre, sai. Non hai che da salire un piano di scale. E poi, non hai fatto quasi da babbo il ragazzo.
Chiudi gli occhi. M'ero accorto che non l'avevi. Non avrei voluto innamorarmi. T'aggredì in quel modo il primo giorno perché tu mi lasciassi in pace. Lo so. Come lo sai? So che non vuoi ammettere di volermi troppo bene. Tu hai paura che mi dia delle arie. È quello che tu hai in cuore, il tuo segreto. Quando me lo dici? Non credi che ormai ti voglia bene abbastanza perché non possa più farmi paura? Non ancora. Ora torniamo, sennò il babbo non mi trova in casa. Finirò col diventare geloso del tuo babbo. L'è naturale che gli voglia bene. Non ho che lui al mondo. Oh, ragazzi, e non c'è nulla da fare. Almeno nel calcio siamo i più forti. Finché gli reggi i colaussi. L'ha già fatto un gol. Oh, nano. Ma che tu c'hai in quella testa? Lo capisco che non mi stai seguendo. Scusami, Alberto. È che oggi sono distratti. Lo vedo, non ti interessa neanche la partita. Beh, come la si chiama? Chi? Ma la tua bella, Grullo. Ma si chiama Wanda. È già da un po' di tempo che te ne volevo parlare. E allora? Bastava che tu lo volessi sul serio. Lei l'abita oltrarno, dalle parti di Santo Spirito. L'ho seguita per un mese prima di riuscire a fermarla. Anzi, per la verità è stata lei a parlarmi per prima. È la prima volta, Alberto, che provo un sentimento vero per una ragazza. Bravo, Valerio. Ne sono felice per te. E come l'è la Wanda? Non ti chiedo neanche se l'è bella. Thank you.
e questi che non si muovono naturalmente. Ma che succede? Non capisco. Dimostrano contro gli ebrei in seguito alle leggi sulla razza. Non hai letto i giornali? Allora, si parlava di codesta banda. Tu non puoi immaginare l'espressione di quei visi. In alcuni di essi ho visto l'odio. E mi sono chiesto quanto fosse giusto. Il perché di quell'odio. Ma non sono riuscito a darmi una risposta. Infatti, non c'è nessuna ragione logica che lo possa giustificare. Oh, via, ora vieni a mangiare. Sai, mamma, per un attimo ho avuto paura. Non so nemmeno io di che. È stata la presenza di Alberto a farmi coraggio. Avvertivo un pericolo, anche se quel pericolo non si poteva riferire a me. Ma l'era come se lo fosse. Io veramente non m'ero nemmeno reso conto di quello che stava succedendo. Alberto invece ha afferrato ai volo la situazione. Ma che mi senti? Sì. Sì, ti sto ascoltando. Ah, è perché non dici nulla. Credevo tu mi sentissi. La loro violenza, soprattutto, è quello che mi ha sconvolto maggiormente. Che volete? Lorenzo! No! 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 Vigliacchi, bucaioli! Avete 2 ore di tempo. Avanti. Modena, venite qui. In direzione. Vi stanno aspettando. È qui che tu abiti? Sì, vedi, quella è la finestra della mia camera. Ma un giorno mi porterai a casa tua? Un giorno, forse. Vorrei che fosse oggi.
Io ti voglio bene, Wanda. Sogno sempre la nostra casa di noi sposi. Con la galena a cuffia. Bella come un balocco, da tenersi sui comodino. Eh sì. Penso che bisognerebbe sposarsi ora che si è giovani. Altrimenti la una è più la stessa cosa. Ma come, sono già le 9? No, non sarà nemmeno l'8. Ma il babbo non in casa mai a quest'ora. Passavo di qua. Avevo bisogno di parlarti. Guai, te la porto io. Non è pesante. Poi mi piace un uomo con la sporta in mano. È una cosa da tonto. Allora, e che c'è? Non mi fa restare sulle spine. L'è per Valerio. Ecco. Ora figlio tutto io. Vai, vai. Ma come faccio, Olga, a dirti se ci sarà o no la guerra? Che c'ho la briscola? Per ora Mussolini si è tirato indietro. Ma onestamente io non so per quanto tempo ancora riuscirà a evitare quella che per noi sarebbe una catastrofe vera e propria. Mi chiedo perché Alberto non si possa vivere più serenamente. Da quando sono nato non ho visto altro che guerre, odio, persecuzioni, il carcere, prima mio babbo, poi Lorenzo. Come mi devo comportare con Valerio? Ho fatto di tutto per tenerlo lontano da queste cose, perché almeno lui avesse una vita normale. Ma adesso che lo vogliono soldato, nell'eventualità che l'Italia le entri in guerra, posso mandarlo a combattere a fianco dei nemici di Subappo? Innanzitutto questo non è ancora successo. E comunque cercando di dissuaderlo dai fare il soldato, rischieresti veramente di metterlo nei guai. E senza alcun diritto. Prima della sua partenza però, sarà bene che Valerio sappia. In modo che sia lui stesso a decidere come comportarsi. Lei è grande abbastanza per poterlo fare. Mi sembra giusto. Ora sto meglio. Devo proprio andare, è tardi, e devo preparare il desinare per il ragazzo. Vedi? Ogni volta che ho un problema mi rivolgo a te. La non è la prova migliore, la più vera, che ti voglio bene. Cara signora contessa, quando viene lei ci si allarga il cuore, così buona. Bisogna pure aiutare.
buone come lei non se ne trova più di questi tempi. Ci fa quel che ci fa. Andiamo a fare il solito giro. Come stai? Meglio. Sto meglio. E il bambino? Lui sta bene. Ti cerca. Anch'io ho voglia di vederlo. Ma qui no. Qui non voglio che tu lo porti. Ho portato la stiacciata. So che ti piace tanto. Buono, adesso. Il dottore dice che il pericolo della commozione cerebrale è superato. Presto tu tornerai a casa. Non mi ci so vedere qua dentro. C'è tanta gente che soffre, che sta peggio di me. Non tu puoi far nulla. Lo capisci, eh? Ma tu sei sano, normale. Non è giusto che tu ti esponga a pericoli di questo genere. Che tu debba rischiare la vita. Me lo devi promettere, Lorenzo. E se non lo vuoi fare per me, fallo almeno per il bambino. Per il bene che tu dici di volergli. Promettimi che quando uscirai di qui non ti occuperai più di politica. D'accordo. Non ne parliamo più. Oh mamma! Ma non tu mi senti? Oh, finalmente. Era un po' che ti chiamavo. Più forte. Non tu mi scortichi mica. Ma e che c'è? Hai un'aria che non mi piace affatto. E che penso alla tua partenza, lo sai. E allora, sarà solo per 3 mesi, che tu vuoi che sia. Sono o non sono il solo uomo della famiglia? Già. Ma saranno solo 3 mesi se scoppierà la guerra. Ah. E che tu fai? Tu mi dagni tutta. Scaccia via cotesti pensieri, mamma, e ascoltami. Domenica ti farò conoscere la mia fidanzata. La porterò qui e sono certo che la ti piacerà. La conosco già. E chi l'è? Quella vera, mamma. Non devi essere così, Panda. Proprio oggi. La mamma ci sta aspettando. Desidero che tu le faccia buona impressione. È molto importante per me. Sei sicuro di volermi bene? Bene sul serio. Per tutto il resto della nostra vita. Sei sicuro che non stiamo per commettere uno sbaglio?
In fondo, non ci si conosce poi così bene come si dovrebbe. So tutto di te. Sei come l'aria che respiro. Ti conosco come un libro stampato. Oh, grullo. Finalmente riuscito a trascinare Wanda alla mia strada. Ero orgoglioso di lei ed intendevo mostrarla alla mia gente. Incontrammo Clara, ma niente, se non un vago impercettibile arresto del passo, lasciava supporre che un giorno ci eravamo voluti bene. Com'era cambiata Clara? Una donna ormai. E da quel cambiamento così evidente, capii che il tempo era passato e che oramai stavamo crescendo. Hai fidanzati. Lo prendo un cantuccino. Grazie. Allora, ti piace la mia mamma? So che tu non ce l'hai più, ma so che tuo babbo ti vuole molto bene. Valerio ne è perfino geloso. È vero. Ci vogliamo un gran bene. Come avremmo fatto se no ad andare avanti tutti questi anni senza la mamma? È buono mio babbo, tu non lo conosci. Ce l'ha con lui perché si è messo in testa che uno vuole conoscere. Ma non è vero. Il babbo sta attraversando un periodo molto difficile. Non ce l'ha con lui. Cose di lavoro. Che lavoro fai tu babbo? È impiegato alle ferrovie, anzi lo era. Perché adesso non l'è più. Da un po' di tempo non riesce a trovare una sistemazione. È naturale che il suo babbo sia preoccupato. Con la famiglia da mandare avanti e senza un lavoro. Non me l'avevi detto? Allora non ce l'ha con me. Ma no, perché? Bando alle malinconie adesso. Fammi vedere la tua camera piuttosto. Ci ho pensato tante volte alla tua stanza, dove studi la sera. Ma sì, falle vedere la casa. Ecco, è tutto qua. Quella è la scrivania dove studio. E questo è il letto dove dormo. E dove ti penso. La immaginavo proprio così. Semplice e pulita. Con le tendine di bucata alle finestre. E questa è la mia strada. Dove sono nato e dove ho sempre vissuto con la mamma. E tu, babbo? Il babbo non ce l'ho più dal 23. L'è morto in carcere. In carcere? L'è una lunga storia. Io stesso ne so pochissimo. Non se ne parla mai in casa. La mamma non vuole che mi occupi di politica. Dice che la politica ha distrutto la sua vita e quella del babbo. Non è stata facile la mia vita senza il babbo, malgrado la presenza affettuosa della mamma. Poi ho incontrato te e tutto l'ha improvvisamente cambiato. Tanto mi vuoi bene. Ma se tanto mi vuoi bene, perché non cerchi di guardare più in fondo a me? Io aspetto quel momento per dirti il segreto.
Valerio? Oh, Valerio! Come va, nano? Male non andrebbe. È la mamma a essere preoccupata per via del servizio militare. Oh, è la donna. È certo che l'è preoccupata. Il motivo c'è. E che si sa in giro? Ci sarà la guerra. Poi che ti devo dire? Certo, con la situazione che si è creata nel mondo, una minaccia di guerra la c'è anche per noi, e come? Ma il Duce non è voluto entrare in guerra. Per ora. Ma è una situazione che la non si potrà tirare avanti all'infinito. Sarà costretto a farlo. A me hanno detto che la Francia e l'Inghilterra potrebbero aggredirci. Vedi, Valerio, i paesi liberi non aggrediscono, né tantomeno incominciano le guerre. Tutt'al più possono combatterle e finirle. Mettitelo bene nella testa. Sei stanca? Le faccende di casa ti affaticano troppo, lo so. È un'ossessione. Tu dici sempre, lo so, e non sai nulla, ecco. Perché sono bionda? Non dovrei esserlo. Questo lo sai? Sei bionda perché sì. Non dovrei essere bionda. È un'ossessione. Ma ti voglio bene. Perché ti voglio bene? Tu lo sai certamente. Sentiamo, perché? Io non lo so. So soltanto che ti voglio bene. E non riesco a capire perché. Sei tutto, naturalmente. Sai anche che il fiume arriva al mare. Ma non sai che io non ho mai visto il mare. Ecco, io 20 anni non ho mai visto il mare. E non sono mai stata neanche in treno. Questo lo sai. Senti. Salato. Così. Domenica si andrà al mare. E proprio coi treno. Si farà in tempo a tornare per la sera. Ai babbo troverai una scusa. Non ce n'è bisogno. Al babbo non potrei mai fuggire. E che tu fai? Non tu vieni a dormire?
E che c'è? Che fai, piangi? Ce l'hai con me? Sì, con te. E che t'ho fatto? Ma avevi promesso che tu l'avresti fatta finita con la politica. Me l'avevi promesso soprattutto per lui, per Valerio. Hai saputo di Corsini? Certo che l'ho saputo. E anche degli altri. Quei due fratelli, come si chiamano? Li stanno arrestando tutti. Va via, Lorenzo, mettiti in salvo. Va via, ti prego. Ma e che tu dici, Olga? Non potrei mai perdonarmelo. In questo momento, ora, che la situazione la si fa più difficile, non si può. Anche se il pericolo dovesse coinvolgere quelli che amiamo di più, non si può. Ora si deve lottare, Olga. Si deve continuare a lottare. Via, Olga. T'ho detto di smetterla. Ma che fai, sul serio? Certo che faccio sul serio. Non hai ancora capito. Così no, Lorenzo, non può andare avanti. È forse vita la nostra. Sempre con questa pena nel cuore. Non ne dire queste cose, Olga, che mi fai star male. Ma tu lo sai che sono vere. Che se seguita così, se non tu sei capace di contenere le tue idee, nemmeno per amore di bambino, finirò per volerti meno bene, Lorenzo. E di questo ho paura. E questo è il pericolo maggiore. Ma che stai scherzando? E non sto scherzando affatto! È così, come te lo devo dire! Polizia. Ma che volete? Lorenzo, ti voglio bene, Lorenzo, te ne vorrò sempre, sempre. Sta tranquilla, tornerò presto, vedrai. Dormi.
Sei tu, mamma. E che c'è? Le carte del babbo. Avrei voluto tenertene lontano il più possibile. Ma ora che stai per partire, non posso più tenerti all'oscuro sui babbo e le vere ragioni che lo portarono alla morte. Ora tu sei grande, Valerio. Leggi, leggi attentamente. E non parlarne con nessuno. Nemmeno con Alberto. Con lui sì. Fa come se fossi babbo. Senti che temporale. Domani il fiume sarà in piena. Vanda, come mai? Non sei a bottega? Entra. Sei tutta bagnata. Ti prenderai un malanno, vieni ad asciugarti. E che tu fai l'impalata? Vieni avanti. Togliti l'impermeabile. Ancora mi chiedo, amore mio, se è tutto vero quello che è successo tra noi.
Forse l'ho soltanto immaginato. Non rispondi. Ora me ne devo andare. Tua madre può tornare da un momento all'altro. Vedi, amore, per noi potrebbe essere sempre così. Tutti i giorni della nostra vita. Basterebbe che tu lo volessi. La mattina non pioveva più e sulle strade, sulle facciate delle case, c'era quell'aria di nuovo che succede alla tempesta. Attesi Wanda e lei non venne. Pensai che la pioggia della sera prima le avesse cagionato la febbre. I soldati fanno le prove, parapunti non si fa, fanno le prove contro il muro per vedere chi la più. L'attesi a lungo. Mi ero appostato sul ponte fin dalle prime ore del giorno, sperando che lei passasse. Tirava vento. Il fiume era una massa nera in movimento che sbucava di sotto le arcate. Si udiva il frangersi del suo continuo assalto ai piloni. Dai, Morino, è più freddo. Vieni su, dammi a levarti la guanza. Che c'è la signorina Wanda? Un momento, s'accomodi. C'è un giovane che chiede della Wanda, ma io non ho saputo di cosa dirgli. Eccolo. Desiderava. Scusi, signora, non c'è Wanda. Prego. Wanda. No, la Wanda non viene più. Mi ci vorrebbe... Come non viene più? È stata licenziata. Non proprio licenziata. Diciamo che si è parlato e si è cercato di raggiungere un accordo amichevole con la ragazza, data la situazione. Quale situazione? Non capisco. Ma lei non è mica della polizia, per caso? Io che ha fatto? Nulla, si tranquillizzi. Assolutamente nulla. Vede, Wanda è una gran brava ragazza. Perché non va a cercarla a casa sua? Così si fa spiegare tutto da lei. Non mi lasci in questo stato, mi dica qualcosa. Perché la polizia? Via, Dio Bonino, non s'allarmi. Ho detto così per dire. Sa, noi commercianti, a volte vengono con delle scuse e poi si deve stare attenti a come si parla. Per via delle tasse, la mi capisce, no? Ma, Wanda, mi dica di lei. No, 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 no. Da quanto tempo non viene più al negozio? Saranno 2, 3 settimane, non ricordo bene. Comunque, stia tranquillo. Lei segue il mio consiglio. Mi dia retta. Vedrà che poi tutto si accorge.
Ci penso io a Lavanda, la stia tranquillo. Glielo dirò io quando la ritorno. E me ne occuperò io di lei. Signorina, mi scusi. E che c'è ancora? Che ne è di Wanda? Dove posso trovarla? E che ne so io? L'è da ieri che non la vedo. Non sono della polizia, se l'è questo che la preoccupa. Oh, mi deve scusare, vengono quasi tutti i giorni da quando cacciarono il suo babbo dall'impiego. Ma perché? Perché è l'ebreo. Uno sa. Ebreo. Già, e lei è anche sovversivo a quel che sembra. Aveva fatto di tutto per ottenere il passaporto per lui e Lavanda. Gli ha un fratello in Inghilterra che lavora in un ristorante. Ma non c'è stato nulla da fare. L'era preoccupato per la sua figliola. Ma lei, Wanda, com'è che non torna? Non ho idea dove la possa essere andata. Forse a cercare un prestito da qualche parte. Sa, facciamo il possibile per aiutarla, siccome anche lei ha perso il lavoro. Ma anche noi, non si nota certo nell'oro. Le dica che sono venuto a cercarla appena torna. La un se lo dimentichi, la prego. Mi raccomando, è importante. Ah, senta. Le dica a Valerio, se lo ricorderà. La un dubiti, glielo dico. Valerio, non me lo scordo. Tu sei stato tutti i giorni, ti sei cercato dappertutto. Sai qualcosa? Qualcosa come? Di chi? Di Wanda, che è venuta qua, l'hai vista? Wanda non c'entra. Beppe, domani ti devi presentare al distretto. Domattina alle 9. Come? Non tu dici nulla. Cosa devo dire? Non è così importante. Come non è importante? Alberto dice che presto scoppierà la guerra. Ormai è questione di mesi. Due, tre, non si sa. Ti manderanno in Francia. E come farò io con questo pensiero? Con questa pena nel cuore? Sta tranquilla. La guerra è una cosa brutta, crudele, ma non tutti muoiono. Io non ho paura. Ti starò sempre vicino col pensiero. Tu però promettimi che la cercherai. Chi devo cercare? Wanda, l'è scomparsa. E non si sa più nulla di lei. Sono ebrei, capisci? Il padre l'hanno arrestato stamattina sotto i miei stessi occhi. Era questo il segreto. E io non ho fatto nulla per lei, per difenderla. Non ho capita! Calmati adesso. Forse è meglio così, sono momenti difficili. Una ragazza ebrea avrebbe costituito un pericolo per te. Grave. Cerca di capirlo. Per questo non te l'ha detto. Per non metterti in difficoltà.
Non me ne importa nulla. Io le voglio bene, come prima, anche di più. Giurami che la cercherai, che le spiegherai tutto, che l'aiuterai. Giuramelo! Va bene. Se tu lo vuoi, te lo giuro. Sul babbo. Sulla memoria del babbo. Sulla sua memoria. Te lo giuro. Vanda, mia cara, ormai conosco il tuo segreto in tutta la sua gravità. Sono stato indegno della tua fiducia, lo so. Se no, me ne avresti parlato tu stessa. Se non l'hai fatto, è segno che non ti sei sentita sicura di me. Che mi hai sentito immaturo e impreparato a capirti. Ma non è così. Credimi. Non è così. Come vuoi che una simile situazione, pur grave che sia, possa in qualche modo ostacolare il nostro amore? Che me ne importa se sei ebrea dal momento che ti amo? Perché io ti amo, Wanda, con tutto me stesso. Forse hai pensato che io avrei potuto abbandonarti. Ma perché avrei dovuto farlo? Forse perché i matrimoni misti sono proibiti. Abbiamo bisogno di sposarci, noi che siamo già la stessa cosa. Non è già come se lo fossimo. Cara Wanda, io non lo so se ci sarà la guerra. Come posso saperlo? Né quanto tempo starò lontano. Quello che so però, e con certezza, è che tu devi avere piena fiducia in me. Aspettami, Wanda. Mia madre mi ha promesso di aiutarti. So che non verrà meno la sua promessa. Non può farlo. Aspettami dunque, anche se sarà lungo e doloroso aspettarmi, se le circostanze che ora ci dividono mi impediscono di riabbracciarti, come invece vorrei. Ti dico perciò arrivederci, Wanda mia cara. Un arrivederci che spero sarà prossimo. Tu aspettami, amore, e pensami come io ti penso. Tuo Valerio.